Ciao a tutti e bentornati a Parità in Pillole. Anche la puntata di oggi è un po' un esperimento, nel senso che qualche mese fa ho lasciato passare un po' di tempo perché non volevo che in alcun modo si potesse capire di chi io stessi parlando o cose simili, però insomma un po' di tempo fa. Sono uscita con degli amici, poi siamo andati a ballare e, a una serata gay. Tra questi amici c'era anche un mio amico che è gay, che per l'occasione si era messo anche un rossetto, che è una cosa che insomma non è assolutamente niente di che, capita fortunatamente sempre più spesso. La serata è finita tardi e quindi lui ha dovuto prendere la sostitutiva per tornare a casa perché la metropolitana non andava più. Voi direte: Irene, che cavolo c'entra tutto ciò con il titolo di questo Parità in Pillole? È successa una cosa spiacevole che lascerò che vi racconti lui, perché quando è accaduta lui ha mandato un audio, un messaggio vocale nel nostro gruppo dove ci scriviamo un sacco di altre cose. E insomma, quello che è successo è stato questo. Io ho modificato la sua voce da sua richiesta, nel senso che lui sa che sto facendo questo video, però ha chiesto insomma di provare a non essere riconoscibile, insomma, quindi la voce è modificata. Però insomma, questo è quello che è successo. Io sono appena arrivato a casa, o meglio, sono a 5 minuti da casa e niente raga, io boh, cioè io non prenderò mai più la sostitutiva nella mia vita. Io, cioè, mi hanno circondato a un certo punto, hanno iniziato a parlarmi, hanno visto dal trucco che ero gay, mi hanno chiesto un gruppo di marocchini, io ho iniziato a parlare inglese per far finta di non essere italiano e per far finta di non sembrare un coglione. Mi hanno aperto due volte il coso qui, insomma la cerniera in cui ho il telefono. Due volte l'ho trovata aperta. Il telefono non l'hanno preso ovviamente perché sto parlando con voi. E boh, cioè sono oggettivamente molto poco sobrio, per questo ho mantenuto la calma. Ma io avrei iniziato a piangere tantissimo, ve lo giuro. È stato orribile, cioè non è possibile, io sono terrorizzato da questa cosa. Comunque erano tipo tre persone almeno che nella sostitutiva hanno iniziato a parlarmi e a dirmi cose, e cioè, boh, è bruttissimo. E boh, sono sceso giusto in tempo perché è terribile, non lo so, non è normale questa cosa comunque. Vabbè. Comunque, mancano 2 metri, sono a casa e basta, cioè, basta, no, veramente, non lo so, ok, sono a casa. E in tutto questo, non l'ho detto neanche, ma mi sono beccato un ceffone quando sono sceso dal pullman, mi hanno dato una botta in testa, è stato bruttissimo, però è stata la cosa peggio, meno peggio di quello che è successo. Ok, sono al cancello di casa e devo prendere le chiavi. Come avrete potuto sentire, questo ragazzo ha dato un dettaglio sulle persone che erano sulla sostitutiva e che si sono comportate in questa maniera con lui. Ha dato un dettaglio rispetto alle loro origini, ha detto marocchini. Ecco, io appena ho ascoltato questo audio ho provato una forte rabbia e mi sono resa conto subito di non averla provata solo nei confronti di questi tre ragazzi, ma di averla provata nei confronti di tutti gli stranieri in generale, per il semplice fatto che se ne sentono tantissime al telegiornale. E come dicevamo anche con Yves nel video scorso, quando si tratta di persone straniere la nazionalità viene sempre nominata. Questa volta in realtà non credo che questo mio amico si sia fermato a chiedere: scusate, ma voi da dove venite? È stato assunto, ok, il tuo colore di pelle è leggermente diverso, il tuo accento mentre parli richiama una certa zona e quindi io assumo che tu sia di quelle parti. E per alimentare questa paura e questo odio nei confronti del diverso, nei confronti dello straniero, molto spesso i giornali e i telegiornali sottolineano questa cosa. Cioè, quando è un italiano a fare qualcosa che non dovrebbe fare,
non viene mai sottolineato il fatto che lui sia italiano, ma il fatto che sia, che so, padre di famiglia, piuttosto che una persona tranquillissima, mentre invece quando è uno straniero è la prima cosa che viene detta. E io lo so che c'è la tendenza a fare di tutta l'erba un fascio e quindi prendersela con tutti gli stranieri. E lo so perché è stato anche il mio primo pensiero. Cioè, secondo me non è utile fare un video dicendo mi raccomando, gli stranieri sono nostri amici e non dovete avere pregiudizi, perché sarebbe prendersi in giro, perché non possiamo non avere un certo pregiudizio. È una cosa che scatta automaticamente nel nostro cervello e normalmente ci serve anche, solo che invece in alcune situazioni non ci è d'aiuto, come ad esempio questa. Però non prendiamoci in giro, non diciamoci che dobbiamo essere delle brave persone, quindi queste cose non devono neanche passarci per l'anticamera del cervello. No, noi siamo degli esseri umani e una e due e tre che sentiamo che è stata una persona straniera a compiere un reato, noi usiamo lo stereotipo e quindi cominciamo a pensare che tutti gli stranieri si comportino in questo modo e quindi cominciamo a odiarli tutti indistintamente. È qui che deve entrare in gioco il raziocinio, l'intelletto, il ragionamento. È qui che dobbiamo dirci, ok, il mio pensiero immediato mi porterebbe a dire questa cosa, però mi devo fermare e devo provare invece a dirmi che statisticamente non può essere così. Non può essere il fatto di essere straniero a renderti un delinquente e non posso trattare tutti gli stranieri come se fossero dei delinquenti, nonostante non abbiano mai fatto niente, per il semplice fatto che sento di gente che commette reati e spesso sono stranieri. In questo video non voglio andare a ricercare le cause, anche perché non ne ho le competenze, io posso solo fare delle ipotesi che valgono zero proprio perché mancano le competenze dietro. Qualcosa ho ascoltato, nel senso che è evidente che arrivando da un'altra cultura magari quello che per noi qui è reato da un'altra parte invece è assolutamente all'interno della legalità. È anche vero che alcune persone vivono in condizioni per cui la rabbia e la frustrazione diventano sentimenti prorompenti e in primo piano sopra a tutti gli altri, per cui è più facile delinquere perché il sentimento di base che ti porti dietro durante le tue giornate non è quello di gioia e non è quello di serenità, ma poi qui mi fermo perché bisognerebbe andare a parlare con chi invece si occupa di questi temi. Il mio compito oggi è quello di provare a farvi capire che non possiamo fermarci allo stereotipo. Io ho ascoltato questa cosa, questo racconto del mio amico la mattina quando lo ha mandato e mi sono arrabbiata tantissimo. Sentire la sua voce rotta, la sua voce spezzata, in preda al trattenere il pianto, mi ha distrutta, perché poi io, a maggior ragione, io voglio bene a questa persona e quindi sentire una cosa del genere mi ha veramente devastata. Però questo non può essere un lasciapassare per l'odio indistinto nei confronti di tutti gli altri solo perché sono stranieri, perché è un po' come se tutto il resto del mondo odiasse e disprezzasse gli italiani perché alcuni italiani sono mafiosi. È esattamente la stessa identica cosa. E se qualcuno trattasse me con disprezzo perché italiana e dunque mafiosa, io mi incazzerei moltissimo. Quindi non prendiamoci in giro, è normale avere certi pensieri, è immediato che arrivino alla maggior parte delle persone, ovviamente c'è qualcuno che invece ha la fortuna di non farlo neanche questo pensiero, ma molti di noi invece lo fanno, ma non possiamo fermarci lì, dobbiamo ricordarci poi che siamo più intelligenti dello stereotipo che ci viene in mente. E soprattutto dovremmo provare a fare uno sforzo e renderci conto invece di tutte quelle volte in cui incrociamo una persona straniera e abbiamo una bella esperienza. È uno sforzo che bisogna fare, perché bisogna sforzarsi, però non ne usciamo in nessun'altra maniera. Io sto ancora vedendo una campagna elettorale, perché ragazzi miei siamo ancora in campagna elettorale, dove di nuovo si sta marciando su questa paura del diverso, su questo disprezzo per chi non è nato qui, non è di qua, ruba i nostri soldi, ruba il nostro lavoro e ruba le nostre donne, neanche fossimo veramente di nuovo negli anni 40. E non abbiamo un altro modo per combattere questa presa di posizione se non con la cultura, lo studio, l'intelligenza e il mazzo tanto che dobbiamo farci, perché ovviamente è uno sforzo.
essere straniero non ti rende un delinquente, così come essere italiano non ti rende un mafioso. Certo che se tutto il mondo cominciasse a parlare solo degli italiani mafiosi, certo, anche tutti noi avremmo un po' di problemi. Però sono le persone ad essere mafiose, non gli italiani. E sono le persone ad essere delinquenti, non gli stranieri. Spero che questo video vi sia stato utile. Se così fosse, vi chiedo di condividerlo sui vostri social per farlo vedere a più persone possibili. Vi ricordo due cose. Uno è che domenica questa, per chi è di Milano, noi di Bossi faremo un incontro antifascista al Crazy Cat Café dalle 9 di sera. Faremo delle letture antifasciste e poi ci sarà un concerto di Monique, Monique and the Honeybird, che avevamo anche intervistato qualche anno fa ormai su Bossi. Vi lascio in descrizione il link all'evento Facebook, che si chiama Noi si resisteva, parole e musica di libertà. E la seconda cosa è che, miei cari, la prossima puntata è la numero 100. È già praticamente pronta, mancano le ultime cose. Sappiate che io parlerò un po', ma soprattutto parlerete voi, quindi non perdetevela. Detto questo, vi ringrazio nuovamente per essere arrivati fino a qui e come sempre per aiutarmi a creare cultura insieme.